Ragazzi, una vergogna, una vergogna. Io sono imbarazzato. Io volevo evitare le prime partite del Napoli, dove il Napoli stava facendo completamente schifo. Mi veniva anche da piangere, adesso mi viene proprio da ridere. Prima, quando il Napoli perdeva, pareggiava, mi veniva da piangere. Adesso mi viene anche da ridere. Mi viene da ridere perché io trovo un Napoli imbarazzante, vergognoso. Prendiamo gol, abbiamo la media di gol presi: 1-2, 3 gol a partita presi. Non abbiamo una difesa, che sia Ostigar, che sia Juan Jesus, che sia Rakhman, che sia Di Lorenzo, Mario Rui, eccetera, eccetera. Siamo vergognosi tutti dietro. Facciamo due gol per prenderne tre, o poi ci pareggiano. Vergognosi. Allora, Napoli, Frosinone, perché se ne fosse perso, 2-2 al Maradona. Lo stadio pieno, che i tifosi, nonostante l'annata schifosa in casa, nonostante l'annata schifosa, lo stadio pieno alla mezza. Che quello della gente starebbe a casa, che tanto il Napoli ormai quest'anno fa schifo, vengono a sostenervi, questo meritiamo di più, è una vergogna, no? E c'era una cosa bella di questa partita, che in tribuna c'era Spalletti, il nostro Spallettone, che ci ha portato lo scudetto, lo amerò per sempre, e quando gli hanno fatto il tributo si è commosso nel maxi schermo, perché hanno fatto il tributo a lui, inquadrando e salutando. Mi sono commossa, mi sono molto commossa, veramente molto molto bello. Ed è stato l'unico consiglio: Spalletti torna, ah, ora mi mangerei, non lo so. E invece ha fatto bene, perché il Napoli, allora che il Napoli era difficile che rivincesse lo scudetto, verissimo. Il Napoli non dico che lo doveva rivincere, perché arrivavamo ottavi, era una grande occasione, il Bologna aveva pareggiato, la Juve aveva pareggiato, ma lascia la Juve più lontano. La Roma gioca con l'Udinese e non sa che cosa poteva fare prima di perdere. Poi ti fai punti importanti per il quinto posto, che comunque equivale alla zona Champions per l'Europa League del Milan e Roma, che stanno in semifinale. Ti potevi aprire quelle piccole porticine, allora non vuoi andare in Champions, non vuoi andare in Champions. Tu Napoli, non vuoi andare in Champions. A giugno partendo una rivoluzione completa, farei rimanere solo Akpara e Lobotka. Tutti gli altri possono andare, compreso Osimhen, adesso vi spiego perché. Osimhen secondo me è già venduto, 130 milioni secondo me va al PSG e Mappi va a Madrid e si scambiano. Perché dico così? Perché Osimhen ha fatto il gol oggi, bravo, stavamo in vantaggio, ma quanti gol però si divora Osimhen? Il 3-0 per chiudere la partita, che si è divorato Osimhen. Quante partite Osimhen ha fatto, grandi partite, e poi divoriamo il gol vittoria, quindi colpe neanche Osimhen, come anche gli altri giocatori, Mo, i cambi, Simeone che me lo mette all'85esimo, con gli ultimi 5 minuti, a cosa serve? Abbiamo comprato Lidström, Dendoncker, Kajuste, Mazzocchi, Traoré che non viene scattato. Questi giocatori, che cazzo l'abbiamo comprato a fare, che non giocano mai? Quando giocano fanno così così. Abbiamo fatto un mercato di gennaio inutile, abbiamo solo speso soldi. Abbiamo mandato tanti giocatori in prestito che erano buoni: Zerbin, Elmas proprio venduto, Gaetano, che erano buoni, e Khedira, la doppietta che ci ha fatto Khedira in prestito dal Napoli. E l'abbiamo mandato col Frosinone, mi viene da ridere. E Calzona è riuscito a fare Calzona peggio di Mazzarri, peggio di quell'altro Garcia. Cioè, veramente Calzona, se c'era fatto qualcosa buono, ha fatto ancora peggio. Aveva una difesa che Ostgaard, Rachmani sono buoni per la briscola, però devo dire, Juan Jesus secondo me è peggio di Ostgaard. Quindi oggi non ha giocato per infortunio, ma io penso che Juan Jesus sia più scarso di Ostgaard. Nathan, abbiamo preso Nathan nel sostituto di Kim, non ha giocato mai. È stato infortunato 3 mesi, poi non ha giocato più per scelta tecnica. Per non dire che abbiamo preso un pacco con Nathan. Era lui il sostituto di Kim. Non abbiamo preso un allenatore buono e questo ci mettiamo. Una vergogna. Perché tu stai vincendo 2-1. Il rigore parato da Meret è stato bravo, però sinceramente il rigore parato da Meret è stato un rigore bruttissimo, tirato da Saul, dal giocatore del Frosinone. Secondo me è un rigore parabile, perché solitamente quando tu parli di rigore, perché il giocatore l'ha tirata malissimo, perché tranne hai fatto un miracolo che ti sei buttata la Superman, è un errore colossale. Invece sull'altro gol del Frosinone, io non vorrei dire, Osimhen, Meret ha fatto una bella parata su là, nonostante secondo me era parabile, ma non so se era il primo o il secondo gol del Frosinone, Meret ha sbagliato, invece di rilanciarla l'ha buttato sui piedi e non c'è stata la ripartenza di Frosinone, e sono andato a segnare. Quindi secondo me Meret, a parte il rigore, per il resto, insomma, veramente io non a giugno via tutti, perché ripeto, veramente si siamo svegliati, c'era una grande occasione oggi, non voglio andare in Champions, si è stancati. Vincere lo scudetto non equivale che noi per i prossimi 20 anni dobbiamo fare schifo, perché abbiamo vinto uno straccio di scudetto, che ringraziamo Spalletti. A giugno ci vuole un top allenatore. Tutti i giocatori via, tranne Kvaratskhelia, Lobotka, secondo me tutti gli altri possono andare. Di Lorenzo, il capitano, lo amo, perché anche lui sta facendo un'annata orribile.
Orribile anche di Lorenzo. Mario Rui, se non prendeva il rosso, Mario Rui, stava andando a segnare il Frosinone e oggi non veniva 2-2, ma 3-2 per il Frosinone in casa. E lì volavano le pietre dagli spatti, giustamente. Qui siamo stati anche fortunati che Mario Rui doveva forse prendere l'espulsione, ma ragazzi, parliamoci anche di Mario Rui. C'ha 100 anni, Mario Rui, basta. L'ho adorato, lo amo come persona, come giocatore, quello che ha dato. Però ragazzi, Mario Rui ha 40 anni. Anche lui è arrivato il momento di dire addio. Gli ringrazierò a vita per lo scudetto, per tutto. Ma significa un top allenatore, tanti giocatori via, comprarne altri, però in Champions non ci andremo, o l'Europa League o la Conference. Io sinceramente, se dovessi andare in Europa League o in Conference, preferirei l'anno prossimo fare un'annata senza coppe, o al massimo va bene l'Europa League, però ragazzi la Conference League, ma giocare di giovedì una competizione che è uguale un po' più scarsa della Coppa Italia, però vabbè la vinci, un trofeo, vabbè, ma se non la vinci poi arriviamo fino in fondo per essere eliminati e giochiamo il giovedì, no, la Champions, poi a me piace la Champions League. Con le grandi, non stiamo ai livelli delle grandi, non la vinceremo mai, però giocarci bello, che poi viene eliminato, vabbè. Quindi speriamo che l'altro anno, ma nera, nera come questa maglia, veramente nera. A Napoli stamattina dopo anche il terremoto, io stavo a letto, ho mosso tutto il letto e il lampadario, sempre i campi Flegrei, qui a Napoli ho avuto una paura, tutta la mia famiglia stava qua. Quindi questo è un grande segno, questo è un grande segno che oggi il Napoli non vinceva. Detto questo, forza Napoli sempre, conto sempre solo la maglia, quindi e va bene, diciamo, possiamo fare forza Napoli sempre, però mamma mia, stiamo più pietoso.